Quasi un lustro fa, la strega di Platinum Games arrivava in punta di piedi sulle ammiraglie Microsoft e Sony, portando con sé un combat system rivoluzionario nell'esecuzione e nell'eleganza. Oggi lo stesso titolo raggiunge Wii U come parte del pacchetto che Bayonetta 2 si appresta a mettere a disposizione per tutti gli utenti della console Nintendo, aggiungendo ancor più valore all'esclusiva della casa di Kyoto. Le vicende che fanno da contorno a questa nuova versione di Bayonetta rimangono identiche rispetto alla prima uscita. Si tratta dell'ennesimo scontro tra luce e oscurità, reso più vivace e godibile dal carisma di Bayonetta, ultima discendente di Umbra dedita alla riscoperta del proprio passato. A livello ludico, questa edizione remastered non aggiunge nulla di nuovo al pressoché perfetto combat system, con dinamiche che si rivelano ancora una volta portatrici di una profondità eccezionale. Solo inserendo attentamente una pausa tra le pressioni, combinando in diverse maniere calci, pugni e salti, e addirittura cambiando armi durante l'esecuzione di una combo, potremo avere la meglio su tutte le tipologie di avversari. L'eleganza e la fluidità dei movimenti che accompagnano l'esecuzione di colpi speciali e combo non hanno perso il loro fascino. Grazie a pattern d'attacco nemici calibrati in modo egregio e un utilizzo della schivata intelligente, l'azione su schermo sembra comporsi di letali coreografie, talmente naturali da sembrare per certi versi precalcolate. Il sistema di crescita del personaggio passerà nuovamente per la raccolta di aureole, spendibili per aggiornare l'armeria, le tecniche a disposizione o acquistare una serie di oggetti consumabili di varia natura. Il ritorno in massa di tutti gli elementi già conosciuti, comunque, non deve trarre in inganno sull'effettivo inserimento di novità all'interno di questa versione Wii U, come la possibilità di vestire la protagonista con 4 nuovi costumi a tema Nintendo. Ogni abbigliamento porterà con sé caratteristiche diverse. In abiti da principessa, ad esempio, potremmo concludere le nostre combo chiamando in causa un gigantesco Bowser, mentre all'interno dell'armatura proveniente da Metroid potremo sfruttare il celebre braccio cannone e indossare il tradizionale visore. L'aggiunta di questi nuovi costumi in ogni caso stona leggermente con il design generale dell'opera di Camilla e offre veramente poco a livello di gameplay. Un ulteriore nuovo elemento è il debutto dei comandi touch su gamepad. L'estrema semplicità degli input, purtroppo, li rende adatti solamente a chi volesse giocare una versione estremamente facilitata del titolo Platinum, con una perdita quasi totale del fascino del combat system. Il bilanciamento dei livelli di difficoltà non sembra aver subito sostanziali modifiche, presentando un livello di sfida pressoché inesistente nei livelli novizio e facile, per poi iniziare a fare sul serio da normale in poi. Graficamente, il lavoro svolto per questa riedizione appare un'evoluzione del già ottimo engine, arricchito da un framerate a 60 fps e liberato dal fastidioso effetto tearing, con un'ottima resa anche su gamepad. Sicuramente annoverabile tra gli extra più lussuosi che la storia videoludica possa ricordare, Bayonetta ritorna su Wii U nella sua edizione remastered, dimostrandosi come un'occasione eccezionale per qualunque possessore della console Nintendo. Certo, chi dovesse aver già completato a fondo questo primo episodio difficilmente troverà in questa sua nuova edizione novità degne di nota, ma il collaudato gameplay, unito alle colorite novità in tema Nintendo, non potranno che meritarsi un ulteriore playthrough.